Ciao a tutti, eccoci Ciao. Qua, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. In studio la signora Antonella Carrieri con questo parananza, come grembiule, rosso fuoco. È bello rosso, il colore mio preferito, come il nostro pomodoro di oggi. Abbiamo abbinato ecco, abbiamo alla abbinato. Ricetta. E qua invece il nostro chef Nicola Bizzarri. Bene. Vedo dei bei colori sul tavolo oggi. Sì. Oggi prepareremo una ricetta molto particolare, abbiamo degli spaghetti integrali e lo abbineremo a una salsa, un pesto diciamo mediterraneo, un pesto del sud, come lo vogliamo chiamare. Abbiamo il pomodoro, il basilico, il parmigiano, mandorle, ricotta, pinoli e aglio. Pinoli, aglio. Quindi questi sono gli ingredienti che andremo ad utilizzare. La pasta integrale ovviamente ha un'alta percentuale di proteine e di fibre. Oggigiorno si sente di parlare di tumori al colon retto, quelle cose, sì. Per una scarsa introduzione di fibre. Quindi diciamo e consigliamo di mangiare spesso la pasta integrale perché sì, sono ricche di fibre. Sì. Va bene? Va bene. Cominciamo la nostra ricetta. Cagliamo un attimo i pomodori in acqua bollente per qualche minuto. Interi così, allora? Sì, sì, interi. Così togliamo la buccia. Poi e i semi e lo metteremo qui a frullare. Nel frattempo abbiamo le foglie di basilico. Allentiamo. Sì, per 5-6 secondi. Questa? Sì. Giusto per ammorbidirlo in modo che non si ossida poi quando lo andiamo a frullare, no? E nell'acqua fredda direttamente? Sì, per creare quello shock termico e bloccare il colore della clorofilla, no? Sì, sì. Ecco qui. Perfetto. Lasciamo un attimo che si raffredda. Allo stesso tempo possiamo sbollentare anche per un paio di minuti il nostro aglio in modo da non far risultare quel pizzicore quando lo mettiamo in bocca e da far perdere in acqua tutte quelle sue proprietà che risulta pesante, alito cattivo. Sì, sì. In un paio di minuti lasciamo sbollentare anche l'aglio per poi frullare tutto insieme. Possiamo già togliere pomodori? I nostri pomodori. Bene. Vedi come già... Ma pensa già... il pesto, sempre un pomodoro, guarda. Beh, è un pesto mediterraneo. Sì, sì. Fanno da padrona i pomodori, il basilico, le mandorle. Se pensiamo già alle regioni del sud, sono ricche di questi ingredienti. Pomodori, formaggio. Togliamo ecco, un attimo la pelle, togliamo a metà e prendiamo solo la parte un po' rossa. Li priviamo dei semi, no? Ah, quella interna praticamente. Sì. Cominciamo a metterlo nel nostro frullatore. Ecco qua. Puoi già aprire la pasta se vuoi. Devo aprire io? Vediamo un po', prova un po' a fare come faccio. Fare così e poi? Sì, no, aspetta così. Vedi, io non sono capace. No, vai, così vai, premi lì adesso. Hai visto? Tutto sta di sotto. Non è una questione di forza, è una questione di tecnica. Va bene? Va benissimo. Caliamo la nostra pasta. Ecco qui. Lasciamo un attimo ammorbidire prima di girarla. Sì. Strizziamo un po' il nostro basilico che si è raffreddato, aggiungiamo un po' di olio extravergine di oliva e cominciamo a frullare, poi man mano adopereremo. Sembra che stai facendo il pesto quello solo dal basilico, no? Invece cominciamo a mettere il pomodoro, sì. Infatti. Il pomodoro è un classico ingrediente della cucina mediterranea. Poi togliere l'aglio e metterlo direttamente qui. Sono altri due spicchi. Sì. Nel frattempo giro la pasta. Cominciamo bene. Frullare un attimo. Guarda che bello già. Aggiungiamo parmigiano. Parmigiano. Aggiungiamo le mandorle.
e pinoli. Pinoli e mandorle, buone. Sì. Via. Eppure questa ricetta deve essere una delle tante che sono buone. Buone, si può preparare anche un giorno prima, senza pollice ancora meglio. Ah, si può fare un giorno prima. Certo, sì, sì, sì. Si mette in frigo. Una volta che sbollentiamo il basilico, non si il basilico, più, ho detto il pesto, scusate. Avremo sempre questo bel verde che accompagnerà tutto. Apriamo la nostra ricotta. In questo caso è una ricotta vaccina, possiamo sempre mettere anche una ricotta di pecora, una ricotta caprina, a nostro piacimento. Mi passi un cucchiaio? Sì. Spaghetti raggirati? Sì. Ok. Aggiungiamo la nostra ricotta. Tutto sotto controllo. Bene. Eccoci qua. E finiamo. Di frullare. Che altro secondo di frullare. Mamma mia, sono buoni. Che bel colore. Sì, sì. Attendiamo solo la cottura della pasta per mantecarla. Eccoci qui, Antonella, sì. La pasta è girata, sì. Quasi pronta. Ora la scoliamo. Eccoci qua. E andiamo a condire con questo pesto. Eccoci qua. Andiamo qui. Mettiamo la nostra pasta integrale. Il nostro pesto. Ah, guarda che bello, che bel colore. Ok. Cominciamo a... C'è il colore della pasta. Salsarlo, sì. Io do passaggio, Vai con un minaio, un mestolino. Abbiamo mantecato bene. Come faccio a non assaggiare? Eccolo qua. Formiamo il nostro nido. Eccoci qua. Decoriamo con un po' di salsa su. Il nostro piatto è pronto, profumato, sicuro, armonioso di ingredienti mediterranei. Non resta che provarlo a casa. A casa. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate.